Effettivamente si tratta di narrare in maniera sintetica quello che riteniamo sia un progetto di altissimo profilo tecnologico che va al di là però di una sinergia tra il mondo della scuola e il mondo delle aziende, perché porta anche un valore aggiunto su quella che è l'attenzione rispetto al territorio. Mi preme in premessa sottolineare come anche il nostro istituto, come tutti gli istituti sul territorio nazionale, in questo momento è molto, ma molto concentrato sull'affrontare la riapertura in presenza per le studentesse e gli studenti. Quindi i temi che vengono affrontati a livello nazionale riguardo alle misure di sicurezza, mascherine, sanificanti, percorsi d'ingresso, percorsi di uscita, procedure Covid, sono sicuramente in questo momento quelle che ci tengono maggiormente impegnati. A maggior ragione, essere riusciti in questo periodo a portare avanti anche l'altro progetto è motivo di enorme orgoglio e di enorme soddisfazione. Abbiamo avuto come punto di riferimento il pensare anche ad un investimento che fosse il capitalizzare, il portare all'interno dell'istituto dei beni durevoli. Chiaramente ci sono delle strategie in questo momento che si riferiscono, ripeto, alla gestione dell'emergenza. Però se emergenza doveva essere, abbiamo cercato di capitalizzare nel migliore dei modi la possibilità di portare avanti l'aspetto tecnologico dell'istituto. E qui è fuori di dubbio che ci siamo posti in una posizione d'avanguardia, lo ricordiamo con orgoglio anche perché questo è il motivo di tutto il territorio che riesce a collaborare con noi. Siamo scuola Future Labs, una delle 28 scuole in Italia, soltanto due in Toscana, l'altra è l'ISIS Leonardo da Vinci di Firenze, una scuola storica, prestigiosa, ma anche le recenti collaborazioni con il Polo Universitario Aretino, con l'Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente, con Scuola Polo dell'INDIRE. Quindi significa che all'interno di questo edificio, di questa serie di strutture scolastiche, ruotano tutta una serie di attività che sono dedicate soprattutto alle studentesse, agli studenti dell'ISIS Valdarno, che sono dedicate al personale dell'ISIS Valdarno, all'utenza dell'ISIS Valdarno, ma anche a tutta una serie di interlocutori che in questo momento hanno delle grandi aspettative dal punto di vista dello sviluppo delle competenze e dal punto di vista di uno sviluppo di competenze, soprattutto in ambito tecnologico. Quindi, detto questo, ci siamo chiesti appunto cosa poter fare, perché ci siamo trovati anche davanti ad un momento straordinario. Purtroppo il 4 di marzo le scuole sono state chiuse e quindi questo ci ha permesso di poter anche allestire dei cantieri che in altri momenti non sarebbe stato possibile. La lungimiranza dello staff, e io su questo ringrazio tutte le persone che hanno lavorato all'interno dell'ISIS Valdarno, notte e giorno, è una frase fatta, ma vedo i miei interlocutori, i preziosi ospiti che abbiamo a questa videoconferenza, credo che per tutte le aziende, per l'ufficio scolastico regionale, per le scuole, quest'estate non ci sia stato tantomeno sabati e domeniche e ancor meno Ferragosto o altre giornate. Abbiamo lavorato tutti celermente sotto questo aspetto. Ci siamo così avvicinati al mondo delle aziende e poi arriverò a chi sono veramente i grandi artefici di tutto questo progetto e abbiamo chiesto di poter entrare in sintonia su uno sviluppo sotto questo aspetto. E qui ci siamo incontrati ed è stato un progetto meraviglioso di quest'anno perché poi verrà messo alla prova dei fatti. Io cito alcuni dati tecnici solo per dare un'idea di cosa è stato rivoluzionato all'interno degli edifici. I tecnici mi parlano di 15 chilometri di cavi di rame, 3 chilometri di fibra ottica, la possibilità di arrivare ad una potenza di trasmissione in gigabyte. Quindi tutto questo perché poi la scuola in questo momento vive un momento di grande travaglio, già poter essere, guardo il dottor Infante, poter essere qui un quarto d'ora, 20 minuti a questa conferenza. È veramente una situazione talvolta anche angosciante, perché effettivamente gli eventi incalzano, le informazioni, i cambiamenti, però tutto questo fa sì che nel momento in cui l'emergenza finirà e dovrà finire, avremo sicuramente una scuola diversa, ma non una scuola soltanto segnata dalle ferite del Covid, una scuola addirittura migliore sotto tanti aspetti, perché avremo deciso
di attuare degli investimenti nelle infrastrutture che altrimenti non sarebbero stati possibili. Chiudo dicendo quelli che, rammentando quelli che sono i ringraziamenti d'obbligo che partono dagli interlocutori a questo tavolo. Prima di tutto, ripeto, tutto il personale dell'istituto. In primis vorrei portare un ringraziamento particolare ai professori Luca Afric e al professor Giovanni Bandini, tra l'altro il secondo dei due è il 31 di agosto, ha anche terminato la sua avventura professionale, però continua da dietro le quinte a darci una mano. Ma tutto lo staff di direzione, il personale di segreteria, gli stessi genitori che abbiamo incontrato tante volte d'estate in videoconferenze, ai quali abbiamo spiegato il nostro progetto e che ci hanno dato la forza di andare avanti in maniera al pieno di energia. Ringrazio poi l'Ufficio Scolastico Regionale, in primis nella persona del dottor Roberto Curtolo, che è stato fino a appunto, pochi giorni fa, pochi mesi fa, il nostro provveditore della provincia di Arezzo e oggi è a Firenze, responsabile dell'ufficio terzo, una persona con la quale abbiamo condiviso, e quindi passo subito anche a ringraziare il dottor Infante, che è il suo braccio destro, il momento della chiusura totale addirittura ci ha avvicinato, perché abbiamo potuto veramente toccare con mano l'importanza di uno sviluppo tecnologico. Con orgoglio, guardo il dottor Infante e lui sa meglio di me, insieme abbiamo formato 1.045 docenti in tutta Italia. E questo, devo dirlo, adoperando, centellinando il termine, grazie a quello che ha fatto. E poi, ultimi ma non ultimi, il cavaliere Fabrizio Bernini e il dottor Alessandro Tardi. La Zucchetti Centro Sistemi, Luce 5, ancora oggi provo un minimo di sudditanza psicologica nel momento in cui mi avvicino a loro. Sono due aziende che lavorano sul territorio internazionale con grande prestigio, con grande dedizione, con grande professionalità. Noi dell'Isis Valdani, in punta di piedi, ci siamo avvicinati a questa immensa realtà e abbiamo scoperto delle persone che al di là di quello che è il core della loro attività finanziaria hanno un immenso attaccamento alla terra del Valdarno. Non è un valore scontato, non è un valore su cui spesso si può fare affidamento. A quel punto, con cuore, testa e pancia, ci hanno supportato in pieno, chiaramente a livello finanziario, a livello di logistica, a livello di personale. Quindi questo è il nostro grazie, un grazie che abbiamo intenzione di pagare nel formare delle studentesse e degli studenti valdarnesi competenti, affidabili, tecnologicamente evoluti, che un domani possono essere il fiore all'occhiello delle loro aziende. Grazie.